Questo disegno rappresenta voi. Il grande cerchio rappresenta la vostra mente. La parte superiore, dove c'è una scelta, è la mente cosciente. E lì ci sono tutti i tipi di facoltà mentali, la capacità di pensare tutto ciò che volete. La parte inferiore del grande cerchio, la mente subconscia, non ha la capacità di scegliere, non ha la capacità di pensare, accetterà qualsiasi cosa gli si dia, ed è quello che le date che determinerà ciò che accade al piccolo cerchio, che è il vostro corpo. Quindi il modo in cui agiamo, il modo in cui il corpo si muove è un'espressione di quello che succede nella mente, e purtroppo è generalmente un'espressione di ciò che accade nella mente subconscia, la parte inferiore. Ora, l'ignoranza ha un polo opposto, che si chiama conoscenza. L'ignoranza è non sapere, la conoscenza è sapere. La conoscenza è informazione. Alcune persone vivono nell'ignoranza per tutta la vita, altri no. Io ho vissuto nell'ignoranza per molto tempo, e poi ho iniziato a studiare, e tutto è cambiato per me. E non è cambiato per caso, ma perché ho iniziato a studiare e ho sviluppato qualcosa che si chiamava comprensione. Lo dice Salomone, dice: con ogni tuo avere acquista la comprensione. Quindi vi chiederò di stare molto concentrati e di prestare molta attenzione. C'è un'energia che scorre nella nostra mente e non smette mai di fluire, infatti scorre verso e attraverso di noi. Potete perfino fotografare questa energia che lascia il vostro corpo. Può sembrare un'affermazione ridicola, ma c'era un tizio russo di nome Semyon Kirlian, nel lontano 1934, credo fosse il 1934, perfezionò una forma di fotografia che fotografava l'energia che lascia il corpo di una persona. Fotografava la massa e poteva fotografare l'energia, e se si cambiavano le immagini nella mente, si alteravano la vibrazione del corpo e il colore dell'energia cambiava. E la densità, a seconda della concentrazione. Quindi guardiamo questo disegno. Nella parte superiore diciamo che potete pensare a tutto ciò che volete. La vostra mente subconscia è programmata. Ecco cos'è un paradigma. Un paradigma è una moltitudine di informazioni. Un programma nella vostra mente subconscia. Le sue abitudini, una moltitudine di abitudini che controllano il nostro comportamento in misura enorme. Ora, la mente cosciente, la mente pensante può prendere il controllo. Il problema è che lo fa raramente. Quasi tutti sono controllati dal proprio paradigma. Questo spiega perché alcune persone assolutamente brillanti, che hanno ogni tipo di conoscenza, hanno risultati che indicano che non sanno niente. Perché sono al verde, non riescono a trovare lavoro, eppure la verità è che sono brillanti. Questo è un altro argomento e dovremmo parlarne in un altro momento, ma continuiamo con la mente cosciente. Ricordate che abbiamo detto che avete la capacità di scegliere? E quello che fanno le persone è: vedono una situazione che non comprendono bene, iniziano a preoccuparsi. Avrò abbastanza soldi? Sono in grado di farlo? La preoccupazione e il dubbio sono entrambi malattie psichiche. È un brutto spreco di questa energia di cui abbiamo parlato che fluisce nella vostra coscienza. Ma dato che possiamo cambiare questa cosa, cosa facciamo? Non ci preoccupiamo. Perché? Perché lasciamo che sia il mondo esterno a controllare il nostro pensiero. E questo è un errore. Quando si costruisce un'idea, se è un'idea negativa, la si imprime nel subconscio, che genera una vibrazione, chiamata paura. Ed è questo che le persone vogliono eliminare. Vi mostrerò una cosa ora, è solo un breve documento. La nostra azienda approfondisce tutto questo in modo che possiate non solo eliminare la paura, ma anche imparare come far accadere le cose nel migliore dei modi. Ora, pensate a questo. C'è un'energia che fluisce nella vostra coscienza. Avete preso una scelta. Sapete ciò che volete costruire con essa. E quando costruite un'idea negativa, non preoccupatevi. Allora siete emotivamente coinvolti con l'idea negativa, perché il subconscio è anche la vostra mente emotiva. Ora, qualsiasi cosa sia impressa deve essere espressa e si esprime nel corpo fisico come ansia. Questo è il momento in cui la maggior parte delle persone usa il Valium o qualcosa di simile. Si drogano. Non capiscono la causa dell'ansia. E la maggior parte delle persone non parla della propria ansia, non la mostrano molto bene. Sapete cosa fanno? La sopprimono, la imbottigliano dentro di sé. E da questo non può venire fuori nulla di buono, anzi il contrario, perché sopprimere tutto questo bagaglio dentro di sé porta a qualcosa che chiamiamo depressione. Molte persone non ne parlano, ne ho viste alcune che ne parlavano in televisione a volte, nei talk show, e si comportavano come se non conoscessero la causa, ma eccola qui.
la causa della depressione. Dove si comincia a preoccuparsi? La preoccupazione si trasforma in paura, la paura si esprime in ansia, noi reprimiamo l'ansia e l'ansia si trasforma in depressione. La depressione alla fine porterà il vostro corpo a crollare. Questo è quello che si chiama malattia. Sapete, Sinclair Lewis aveva ragione. Diceva che non moriamo, ma ci uccidiamo. La malattia si trasforma in disintegrazione. Ora, tutto ciò può sembrare come se, andiamo, hai semplificato troppo questo problema, ma non è possibile farlo. Il nostro problema è che non comprendiamo noi stessi, non capiamo come funziona la mente e la relazione fra mente e corpo nel mondo esterno. Ora, si può cambiare questa cosa? Assolutamente sì. La fede basata sulla comprensione. La fede cieca non vale niente. La fede cieca, appena provi a testarla, pum, sparisce. Ecco, la fede e la paura sono due cose interessanti. Entrambe richiedono assolutamente di credere in qualcosa che non si può vedere. Ma diamo un'occhiata più approfondita, va bene? Ecco, ricordate? Le energie che fluiscono nella nostra coscienza, possiamo fare tutto ciò che vogliamo? Il paradigma, che è il subconscio, non ha la capacità di rifiutarlo. Accettiamo qualsiasi cosa, non c'è scelta. Quindi, l'opposto di questo non preoccupatevi, avete notato il polo opposto? I due simboli rappresentano la legge degli opposti, della polarità, negativo o positivo, alto o basso, caldo o freddo. Notate che è tutto un opposto, domanda-risposta. Ora, il contrario di non preoccuparsi è capire. Salomone lo ha detto molto tempo fa, che con ogni avere devi acquisire comprensione. C'è solo un modo per sviluppare la comprensione, non c'è un'altra strada o scorciatoia. Ed è attraverso lo studio. Se non studiate, non riuscirete a capire. Ora, quando iniziamo a capire noi stessi, il nostro mondo cambia. Prima che io iniziassi a studiare, facevo lavori stupidi. Non avevo soldi, ero al verde, ero infelice. Oggi sono felice, sano e ricco. Ho un'azienda che opera in tutto il mondo. Il primo anno in cui ho iniziato a studiare sono passato da 4.000 a 175.000 a più di 1.000.000. Niente istruzione formale, niente esperienza commerciale, comprensione. Capire come vincere. Avrete notato che ci sono persone non molto brillanti che pure vincono alla grande e ci sono persone assolutamente brillanti che però sono al verde. È vero anche il contrario, non ci sono molte persone brillanti al verde, ma gli opposti si attraggono. Guardiamo qui. Partiamo dalla comprensione. La imprimiamo ed è qui che entra in gioco la fede. La fede è la capacità di vedere l'invisibile. Di credere nell'incredibile. È quello che ci permette ad arrivare a ciò che la massa chiama impossibile. Dobbiamo capire come questo potere che fluisce verso e attraverso di noi, come prende forma, come si ottengono i risultati. È questo che importa ed è questo che la nostra azienda insegna. Partecipate ai nostri seminari e lo vedrete. Lo capirete davvero ed è quello che vi serve, avete bisogno di capire. Ci sono tanti tipi di studio che si ottengono solo studiando un libro, con un libro. Ma a volte il libro non basta, a volte avete bisogno di spiegazioni. La fede non si manifesta con l'ansia, come il suo polo opposto, la paura, ma si manifesta nel benessere. Ricordate che abbiamo detto che la paura si sopprime? Il benessere invece si esprime. Vedete una persona, è allegra, pimpante, sorridente, una buona stretta di mano. Le cose stanno andando nel verso giusto, perché? Perché capisce. Ora si trova di fronte alla stessa situazione. Non è la situazione a deprimere le persone. Non sono queste situazioni che spaventano le persone, non è una situazione che fa vivere le persone nella paura o nell'ansia. È la mancanza di comprensione della situazione. Una cattiva situazione è anche una buona. Di nuovo, cattiva e buona, gli opposti. Ora, l'espressione prende velocità. Dove prima abbiamo detto che si trasforma in depressione, l'espressione si trasforma in accelerazione. Perché? Ve lo spiego io. Perché siamo a nostro agio. Non ci sono tensioni e l'energia fluisce liberamente. Siamo esseri creativi, è così che si crea. E l'agio provoca creazione. Mentre il suo polo opposto provoca disintegrazione. Proprio così. E dovete ammettere che è così che si vive. E potete farlo anche voi. Va bene? Quindi avete una scelta. Andare in questa direzione o in quest'altra. Scegliete voi. Volete vivere con la paura e l'ansia o provare l'altra strada? Questa è una tua scelta.